D'accordo, piccolo, voglio la pace per tutti. Dove andiamo prima? E perché viene anche quella ragazzina? Buongiorno, Mrs. Gray! Al laboratorio di Gaster! Il Renne voleva una competizione tra maghi rimanenti per contendersi il comando. Alla fine scelse il resto della pagina illeggibile, affascinante. C'era da aspettare sulla testa antica come questo. Magari fossero stati conservati in condizioni migliori. Penso che continuerò a leggerlo dopo. In ogni caso dovrei continuare il lavoro sull'espansione del nucleo. Scusa se siamo venuti senza neanche avvisare, ma volevo mostrare alla signora Gray come l'espansione del nucleo aiuterebbe ad alimentare la città. Sì, in sintesi fare in modo che le bollette costino meno. No, no, è molto più interessante di quello. Se l'espansione sarà completata, non avremo più bisogno di pagare l'elettricità, mai più. Per come stanno andando le cose, potrei vedere un chiaro cambiamento, e non soltanto nelle bollette, signorina Gray. E come funziona questo nucleo esattamente? Beh, essenzialmente converte l'energia geotermica in elettricità magica, usando le camere del nucleo giù nel sottosuolo. Le camere hanno turbine con magneti che permettono all'elettricità di trasformarsi da magica. Fare elettricità con il calore. Oh, capisco. Una risorsa di corrente non dannosa, illimitata e autosostenibile. Ma ovviamente niente di tutto ciò accadrà se tutte le controparti non firmeranno l'accordo alla conferenza di domani. Lawn cancellerà tutti i miei progetti di ricerca e metterà fine all'espansione del nucleo. Non cantare vittoria, non ho ancora deciso nulla. Ora dove andiamo? Chi stiamo visitando ora? Mamma! Ciao bambino mio. Cosa ci fai qui, Frisk? Sto mostrando a signora Gray come insegna gli umani a usare la loro magia. Beh, posso chiedere ad uno dei miei bambini di aiutarmi. Io, voglio aiutare io! Bene, se insisti, bambino mio, grazie. Vede, signorina Grey, i bambini hanno delle abilità magiche. Io, come loro maestra, posso vedere le loro abilità e se sono capaci di usare la loro magia. Non uscire, stai qui! Stai bene, cara? Oh, scusate, per favore, continuate. Come sa qual è la caratteristica di ogni bambino? Beh, vede. Succede così. La tua anima è diventata più forte. Sono fiera di te, piccolo mio raggio di sole. Sono fiera di te, raggio di sole. Mi prometti che stavolta verrai? Te lo prometto. Aspetti, signora Gale. Ho detto qualcosa di sbagliato? No, è tutto a posto, mamma, ne parlerò io. Beh, ora vediamo cosa abbiamo qui. Tu sei la nuova amica di Frisk, giusto? Io sono Toriel. No, aspetta! Come no?
vuole farmi del male. Cos'è quella cosa? È stata fantastica! Grazie! È un mio amico, si chiama Kumu. Kumu, abbreviato. È un po' iperprotettivo. Frisk, caro, penso che dovresti andare a controllare signorina Gray. Potrai parlare dopo con la tua amica. Sii prudente. Che problema hanno quei due? Beh, hanno entrambi i ristoranti più popolari della città. Lottano per i clienti tutto il giorno. Comunque, com'è l'hamburger? Lo stai pedalando da un bel po'? Continui a fare pessime battute se fai ogni volta che usciamo? Andiamo, pensavo di tirarti un po' sui petali. Smettila. Ma è Frisk quello? Allora, chi stiamo cercando? Ehi, Sense. Sto cercando Cena Gay. Ero con lei, ma se n'è andata improvvisamente. Non so il perché. Beh, perché non le parli domani all'incontro? Va a riposarti per ora. E lei è? Oh sì, il suo nome è Betty. Mi sta aiutando a cercare la signorina Gay. Questo mi ricorda però quello che è successo prima della scuola. Pensavo che non avessi potere, ma la tua anima le ha agito quando te gli sei avvicinata. Mi dispiace, io avevo visitato la scuola prima di oggi, ma tutti i bambini sono divisi in 6 classi differenti in base ai loro tratti, ma io non ho una forma precisa. Che intendi? Io so che Frisk è l'unico con un'anima rossa e io sono l'unica con un'anima rosa. Oh. Eh? Hai mai visto qualcosa del genere, G? Non proprio. Dietro tra noi, Sense, tutto sulla superficie è nuovo, sia per te che per me, e persino per il ragazzo. Farò del mio meglio per cercare questa nuova caratteristica, però fai riposare i bambini. Per Frisk domani è un giorno molto importante. E sia. Sense! Che si dice, ragazzo? Ashley mi ha detto che vi siete chiariti. E beh, volevo solo dire che, nonostante quello che ho fatto, anch'io voglio andare avanti. Grazie, ragazzino. Però sopra Toriel che starete al laboratorio di Gaster. Signorina Gay? Posso sedermi? Certo, accomodati. Ho preso una decisione. Proprio come te, voglio che tutti vivano in pace. La MD esiste da tanto tempo. Forse è tempo di un cambiamento. Mia figlia l'avrebbe adorato.
Non ho potuto trascorrere con lei il tempo che avrei voluto a causa del mio lavoro. Quando ho perso mio marito, a causa di un incidente stradale, eravamo solo io e lei. Allora ho fatto una sbaglio. Lei è scappata 20 anni fa e nessuno l'ha più rivista. Voglio pensare che sia ancora da qualche parte, creandosi la sua vita. Scusa, non dovevi ascoltarlo. Tutto a posto. Mi dispiace tanto per quello che è accaduto. I mostri ci stanno davvero aiutando nel progresso. Non interferirò con questo. Firmerò Frisk. E ora, umani e mostri, procediamo con l'accordo. Ma prima di questo abbiamo un'ultima domanda per il signor Dreamor. È vero che abbiamo monitorato la barriera per molto tempo, ma non sappiamo com'è stata distrutta. Per favore, ci dica esattamente come l'avete distrutta. Ho usato le anime degli umani che caddero nel sottosuolo. Non riesco a ricordare esattamente quanto tempo fa cadde ognuno di loro, ma mi ricordo che erano tutti bambini. Potrebbe per favore dirci quanto tempo fa cadde l'ultimo bambino e dirci ogni dettaglio della sua scomparsa? Successe 20 anni fa. Ricordo che stava indossando un tutù rosa e aveva gli occhi. Mamma, mi prometti che domani verrai? Te lo prometto, mio piccolo raggio di sole. Mi farò pagare per ciò che ha fatto. Mi distruggerò con le mie stesse mani se necessario. Cosa succederebbe se ti offrissi la vendetta perfetta? Cosa succederebbe se avessi modo di eliminarlo dall'esistenza? Chi sei? Io sono chi ti servirà la vendetta che desideri sul piatto d'argento. Ho solo bisogno di un piccolo favore da te. Incontriamoci domani nel tuo ufficio. Ti vendicherò, mia cara. Le mostre mi piangeranno un giorno che non ci sono raggi di sole. Here we are now, they're finally here. The child that claims to everyone they meet they're a pacifist with a sword and a shield. Came to face me shaking out of fear. Evil ways are gonna kill the city. To do that, you're gonna have to try and go to me.